Eccoci qua, ben ritrovati, benvenuti in questo nuovo video. Allora, possiamo dire tranquillamente che la stagione delle potature è iniziata. Quindi, di solito nella stagione invernale, quando non c'è da fare l'orto, di solito si potano gli alberi da frutto se uno li ha. Io già nello scorso video vi avevo fatto vedere quali erano i miei alberi da frutto, così in modo da fare un bel punto della situazione. E quindi oggi andiamo con le prime potature. I miei attrezzi fondamentali per potare sono il mio manico telescopico, in cui a seconda dell'attrezzo che ci metto posso fare diverse cose. In questo caso ci andrò a mettere il mio segaccio della Wolfgarten. Questo l'ho preso da poco e vi posso dire che è più che fondamentale per andare a potare senza fare neanche troppa fatica. Di fondamentale importanza mi porto dietro una forbice. Adesso non mi ricordo il nome tecnico, però una forbice da potature, questo della Gardena, e poi un seghettino. Ok, allora adesso devo un attimo decidere cosa andare a potare. Allora, qua è caduto un po' di neve. Scorsa volta ha nevicato. Partiamo da cosa ho già potato. Allora, se vi ricordate, nel video sui miei alberi da frutto siamo proprio partiti da questo nespolo. Questo nespolo che ho già potato, ci ho impiegato un bel po' di tempo perché era veramente una cosa incredibile. Poi vi metto la foto per vederlo. E diciamo, l'ho potato. L'ho potato, era pieno di liane fino in cima, tronchi che andavano verso l'alto in un modo veramente selvaggio, possiamo definirlo così. Ok, partiamo da questo fico, che è quello messo peggio di tutti, tra tutti i fichi. Era un casino iniziare da questo fico. Cioè qua era giusto per mettere a posto, perché sennò questo fico poi esce addirittura da su di lì. Adesso vediamo se riesco a scendere qua. Ecco qua, questa è la parte del fico che dà sul bosco. Allora, quando si presenta un fico di queste dimensioni è veramente difficile da sapere da dove iniziare. Allora, iniziamo subito dal togliere i polloni sono quei tronchi che si sviluppano ai piedi dei fichi o comunque anche ad altri tipi di alberi da frutto. Qui i polloni si sono sviluppati e a momenti formano un altro fico, quindi sarà meglio toglierli. Io sono fortunato, ho il mio bastone telescopico. Mi permette di lavorare a distanza. In questo caso mi va bene perché il terreno è ultra scivoloso. Cioè, capite che questo era un pollone. Questo era un pollone che è partito dai piedi del fico. E guardate che roba! Che roba! Adesso qui c'è un altro pollone ancora più grosso.
lo faccio vedere più da vicino se riesco ad arrivarci. Eccolo qua, quello è un altro pollone che va verso l'alto. Quello è il tronco originario, non confondetevi. Eccolo qua che si è tolto. La vedo molto dura a tirarlo giù, perché addirittura ha formato altri tronchi. E quindi andiamo a tagliare direttamente gli altri tronchi. Ecco qua, e anche l'altro. Ok, adesso un bel problema tirarli giù. Uno è già sceso, ovviamente questi tronchi qua li buttiamo giù nel bosco. E giù, via. Questo tronco qua che è rimasto sopra è rimasto addirittura incagliato, non scende perché è talmente alto che non viene giù. Mi sa che oggi riusciamo solo a togliere i polloni dei fichi, perché è veramente enorme questo fico qua. Intanto qua si scivola, è fangosissimo al massimo. E poi qua abbiamo dei polloni un po' più piccoli, fortunatamente, e mi permettono di tagliare con le forbici. Eccolo qua. Sì, questo viene molto molto semplice. Anche questo via. Questo idem. Uff. Poi qua abbiamo anche delle piante che si rampicano sul fico e noi le tagliamo subito. Via. Invariamo il fico, poi quello lo faccio dopo. Oh, qua un altro pallone che... questo è un po' più spesso. Un po' più spesso. Però è fattibile. Ok, questo è discretamente lungo. Guardate. E qua abbiamo un altro pollone. Anche questo è andato abbastanza in alto. Posso permettermelo di tagliarlo con il seghetto. E voilà. Speriamo che non sia troppo alto. Sì, è abbastanza alto, però è abbastanza lungo. Guarda come scende. Qua si parla
che non è mai stato potato questo fico. Ma parlo di magari di 20 o 30 anni, non è mai stato potato, quindi siamo arrivati a questa condizione. Qui abbiamo tolto quasi tutti i polloni, ce n'erano 4 o 5, forse ce n'è ancora uno rimasto lì, ma quello non è un succhione, è solo un tronco che parte da qui e finisce lì. Tagliamolo. Ok, ho tolto tutti i polloni, infatti qua sono rimasti, non so che dovrei tagliarli rasoterra, però sono spessi, sono veramente spessi. Forse c'è ancora quel tronchetto lì e poi per il resto a livello di polloni siamo a posto, ma adesso arriva la parte veramente più difficile, e cioè andare a potare, cioè qua bisogna fare veramente una potatura molto aggressiva. Mi dispiace per il fico. Lo so che quando poti troppo aggressivo poi la pianta in estate, in primavera, rimette un po' di più. Quindi io a questo punto il video lo finirei qui, poiché verrebbe un video veramente lunghissimo e non voglio fare maratone di un'ora abbondanti. È chiaro che di fichi così penso che su YouTube ne troviate pochi, di fichi in queste condizioni. Quindi con questo è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, se non sei iscritto al canale iscriviti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ti auguro ovviamente un buon orto anche a te.